Devo parlare io? Come si chiama? De Facenio. De Facenio, dove è nato? Taranto. Quando? 1924. 4 del 5. Risiede dove? Eh? Dove risiede? Firenze. Sto 46 anni che sto qua. Bravo. Senta, a Firenze, via Benedetto Marcello? Sì. Numero 41, va bene, lo vedo qui scritto nella lista. Sì. Leggo quella formula che è davanti a lei. Non so leggere. Non so leggere. Ecco, prima di rosso, cioè, sa, vuole essere ripreso dalla telecamera o no? No, no. No? No, perché già mi hanno pedinato, è meglio ve lo dico prima. Già? Mi hanno pedinato. Pedinato? Che c'è? La libera scelta va bene, rispettiamo la sua volontà. No, no. Allora, si obbliga a dire, dice che non sa leggere, si obbliga a dire la verità? Sì. Tutta la verità di questo tutta fatto? Tutta la verità. Infatti sarà chiamata a interrogare, va bene? Sì, bene. Il mistero può, può fare le domande. Posso parlare? Un attimo, signor De Pace, scusi. La risponda a domanda, così. Signor De Pace, qual è la sua professione, pensionato? In bianchino. Mi sente? In bianchino. Fa l'imbianchino, faceva l'imbianchino? Signore, è in pensione. Parli al microfono. Ah, sto in pensione ora. Da quanto è in pensione? Da quanto tempo? Perché ho avuto due infarti, mi hanno mandato prima in pensione. Mi hanno mandato 10 anni prima. 10 anni prima. Ha avuto recentemente, diceva, degli infarti in che anni? Due. Due. E poi recentemente ha avuto problemi di salute? Sì, ora pure 6 mesi fa l'influenza mi ha preso tutta questa metà. Gli ha dato dei problemi al... È stato ricoverato. Ho capito. Ho avuto il fuoco di Sant'Antonio e all'occhio e fino al microfono. Vogliamo spostare? Ecco, spostiamo un attimo il microfono. Le dispiace qualcuno? Ecco Antonini, scusi. Che magari il signore si volge verso di me, se no non lo sentiamo. Mi metto per bene avanti, Diceva questo problema recente del fuoco di Sant'Antonio al volto è una cosa di qualche mese fa. Giorno sì da Befana. Della Befana. Mi è successo, l'influenza. Mi hanno fatto 6 punture di cortisone in 3 giorni e antibiotici in quantità e mi ha preso sul lavoro. Ho capito. Senta, lei conosce, dove abita, ha detto, a Firenze? A Firenze. E conosce la zona di San Casciano degli Scopeti? Abitava mia figliola. Abitava prima? Sì. La sua figliola. Dove abitava la sua figliola? A strada dopo San Casciano che si va, io non volevo dire queste cose perché al numero 25 che si va a vecchia strada romana, come si chiama? Per San Casciano. E in che anni ha abitato sua figlia lì? Mia figliola è andata là nell'82. Nell'82. E fino a quando è abitato lì? Ha venduto, perché ha venduto tutti che l'hanno rubato 3 volte, l'hanno dato anche incendio. In che anno ha venduto, lo ricorda? 3-4 anni fa. Quindi una 10 d'anni ha tenuto questa casa? Sì. Lei la andava a trovare questa ragazza? Quasi tutti i giorni. Aveva della terra questa? Sì, aveva un po' di terra, poi io quella domenica a mattina dell'85 andai a tagliare l'erba sotto a casa. A casa di sua figlia? A casa mia figlia. Siccome che c'era il vento e andava tutto il fumo a casa, allora sono sceso. E disse, vengo lunedì mattina, questo fu dell'85. O lunedì mattina alle 5, ma già... Scusi un attimo, signor. Lo metto proprio davanti. Il lunedì mattina mi alzai alle 5 e andavo a San Casciano. Si alzò a casa sua da Firenze? Da Firenze. E andavo a San Casciano. Siccome a Chiesa Nuova, di là entravo io e andavo a vedere per i funghi, se è fresco vado a vedere per i funghi. Arrivando nel bosco,
da parte di Chiesa Nuova, non da parte delle scoperte. Lei andò in macchina? Eh? Andò sì, con la sua macchina? Con la macchina andai. Arrivai alla catena, c'era una catena, lasciai la madre sempre dove la lasciava sempre. Io da quel bosco avevo del 78 che praticavo quel bosco. Sempre per funghi? Per funghi. Beh. Andavo anche a caccia, però a caccia andava a Chiesa Nuova. Sì. E poi magari andava di quei funghi anche là, andava a quei mesi, andava per i torti, per le colombacce, poi andava pure a caccia a San Casciano. E allora mentre la mattina mi avviai, che dovevo andare a bruciare l'erba, mi fermai, era presto, mi fermai a questo bosco. Era già giorno? Era mezzo e mezzo, stavo facendo l'alba quando partì da casa. Arrivai là, lasciai la macchina alla catena, c'è una catena, perché non la lasciavo mai di dentro la catena la macchina, perché delle volte era aperta, delle volte era chiusa. Okay. Ho detto, così mi lasciano mi chiudono la catena e rimango con la macchina dentro. Chiarissimo. E lei rimaneva sempre fuori. Vado, figli viottolo, questo viottolo che si vede sopra, ormai ci figli viottolo e scendo un pochettino giù, faccio un 100 metri, faccio, e salgo sopra. Sopra questa collina. La collina verso dove? Che di sotto non sapevi che di là erano le scopete. Ho capito. Quando arrivo sopra c'erano due o tre alberine di feirine, le verine, quelle, le sorbe. Bene. C'era qualche fungo che avevo piovuto prima, erano tutte fungacce così, rosselle, quello là. Arrivo là, faccio due piedini, e la terra era ancora acerba. Questo nel bosco, siete nel bosco? Chiamiamolo scopete, entrava sempre. Ora poi le mostriamo la foto che lei aveva già visto. Comunque faccia il racconto. Sì, quando arriva queste verine qua, se vado a quella delle verine, vedo c'è il fuoco a terra nel cervo. E continuo, c'è sopra questa collina c'è un viottolo che costeggia tutto di sotto e va a uscire fino a un'altra volta a catena, gira così. Che voi non se ne accorto quando vado a vedere. Quando lascio le perine e sento un fruchio dentro il bosco là, c'erano le scope che erano 3 metri alte. E sai chi c'è qua dentro? Parlate più avanti e lo sento più avanti. Arrivo a un certo punto c'era un po' al microfono. C'era un pezzettino di vuoto, di scopa più pulito. E mi sento più vicino questo qualcheduno c'era dentro, che c'è il cinghiale, che c'è qualcheduno. E mi vede comparire al signor Pacciano, mi vede comparire. E disse, buongiorno, mi guarda. E se ne scappa. E poi, dice, io qua. Io per me ero un manico di pistola, perché non ero un pacco. Perché lui quando salì da questo affare qua, gli dava noia. Però lei non vide di cosa si tratta. Se aveva. È un'immaginazione sua di cosa era può. Vestito con una giacca a vano, tipo impermeabile, tutto liscio. Come di spalle era di quadro, era tutto. Poi lo vedi di faccia pure, che era lui. E la giacca arriva fino a qua. Il cappellino quasi bianco. Quasi bianco, la vana così, più chiaro da giacca. La giacca era liscia, tutta liscia. Ho capito. Questo cappellino com'era? Era fino a qua sotto. Era tutto quadro, come spalla, come vita, come sedere, diciamo. Era tutto qua. E andava stretta addosso. E si vedeva questa cosa qua che lui ogni tanto gli dava noia. Ma lei l'ha visto per parecchio tempo o è stato un attimo? Come da dove lo visi a 5-6 metri? Andando, passando questo viottolo, poi c'è un pezzettino di scopa che era 7-8 metri e poi entrò nel bosco che andò alla catena. Là, perché lui sapeva già l'accocciatura per arrivare prima là, non prese il viottolo, mi guardava e scappava. Ciuccia bestia, salute, dissi io, proprio queste parole. Come gli disse, che parole? Ciuccia bestia, ciuco, 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 a bestia, a me lo saluta. Lui è la vibra. Dentro quelle scuole e sta qua e le disse queste parole. Che ore sarà stato di mattina lei? 6:10. Come mai è sicuro che sia questo orario? Che calcolo? Calcolai
l'orologio non l'ho visto, calcolare quando partire da casa, andai là, andai sopra, era quello. A che ore arrivò lì? Lei dice verso le 5, ha detto. Io alle 5 partì da casa. Bene. Alle 5. Feci colazione e arrivai là, erano l'orologio lo guardava. Disse questo, stai facendo l'alba. Dentro il viottolo era più buio. Quando arrivo sopra c'era luce già. C'era luce. Si vedeva bene, si vedeva. Avevo sortito così solo. Poi sopra è pulito il bosco, là era pulito il bosco, si vedeva bene. Non c'erano alberi e cose. Ecco, ora le mostriamo un attimo una fotografia che lei ha già visto e vediamo sì, se riesce a individuare meglio i luoghi. Perché io a questo viottolo, fin sotto, non sono arrivato mai, sono arrivato più sotto, mi sembra che c'era una casina sotto là. Una cascina? Una casina, una cascina. Un scarabocchio là che c'era. Di qua all'inizio c'era un lago, c'era il lago. Allora andiamo un attimo, se si riesce a vedere, è molto sfocata questa foto, se si riesce, si può dare un po' più di colore? Di sotto? Aspetti un attimo, aspetti, un secondo. Di là sotto dove c'è il chiaro che ha strada. Allora vogliamo, scusi un attimo, proviamo a mostrare quella dal computer. Quelle, scusi un io secondo. Ho visto quell'altra. Signor De Pace, un attimo, nel caso abbiamo la foto, gliela facciamo vedere a lei senza grandi meccanismi. Perché io sono entrato sempre dalla catena là. Può aspettare un secondo, vediamo. Che di sotto non lo conoscevo il posto. Okay. Poi. Ecco, questa è un po' meglio, è un po' più chiara. Lei riconosce in questa foto i posti? Qui c'è la strada di sotto, questa qua. C'è la piazzola. Sì, sì, c'è la piazzola. Quella è la piazzola là. Guardi qua. Quella è la piazzola. Quello là, io entravo da Chiesa Nuova, da dove c'è la catena. È lì dove c'è l'arco. Là, questa è il bosco e questa è la piazza. Io andavo là sopra dove c'è il blu. Lei stava andando nel... là sopra quella collina là stavo io. Sì. Io. E lui veniva di là dove c'è la freccia andando sopra. Sì. Lei la macchina l'aveva lasciata? La catena, dove c'è la catena. Perché c'è un viotto da Chiesa Nuova che si entra là dentro. E va. Poi di qua sotto, permettimi, posso alzare? Mi posso alzare? C'è un viottolo da catena che va fino a quel punto, che io la domenica dopo, con mio figliolo e un altro amico, disse, Savacacci, si va a vedere dove è stato questo omicidio? Disse, no? E si va là a mezzogiorno a vedere, e c'erano i carabinieri. E disse, no, Spieghi bene. E disse di carabinieri, disse se avete fucili in macchina, disse sì, portatele sopra. E vedo a terra, là dove è stato l'omicidio, un monte d'ovatte, ovatte giallo, ovatte giallo. E c'era una busta della farmacia, quello con tutte le mani così. E c'era tutto disteso, questo ovatte. E io ho pensato subito, maligno. Ha detto qua sono dei finocchi che hanno stato pure qua. Dei finocchi, vabbè, tutta un'altra cosa. Senta una cosa, Marino. Un attimo, signor De Pace, stia a sentire me. Lei come è riuscito, se è riuscito a stabilire il giorno in cui ha fatto l'incontro con questo signor Pacciani? Come mai? Il lunedì mattina, perché devo andare a San Gasciano a bruciare l'erba. Sì, ma come è sicuro che fosse quel lunedì mattina? Perché la domenica sono andato a vedere dove è stata la domenica dopo. E era il lunedì. Perché la domenica taglia l'erba, il lunedì andava a San Gasciano. Per quello sono sicuro. Che la domenica dopo andai a vedere come mio figlio e l'altra amica andavamo a vedere dove è stata. E guardai là, che l'ha sopravvista questo qua? Ma non lo sapevo. Cioè, lei la domenica successiva si è reso conto. Che era stato il lunedì e le disse ai carabinieri, le disse, vedi questa gente vengono di là,
le disse pure al carabiniero, questa gente vengono da, perché mi reso sette quando ho visto che là c'era io il lunedì. Senta questo la cosa. Qua che è venuto. Quando l'ho cominciato a vedere in televisione, poi sui giornali, proprio quello là che ho visto. Facciamo. Senta un po', ma ecco, come mai non si recò dai carabinieri subito, non lo disse ai carabinieri subito? Ma non lo conoscevi chi era sto Facciani? Io non volevo mischiolarmi dentro a questa faccenda. Quando ho visto che l'avete lasciato fuori, ho detto qua non va più bene. Io ho detto questa cosa, perché sono due ora. Poi vi sta anche quell'altro, si nascondeva con il giornale. Quando arriva questo... io... Scusi, signor De Pace. Lei si è presentato alla questura, alla polizia, diverso tempo dopo. No, io mi ho presentato, era a casa di mia figliola a Casellina. E stavo vedendo la televisione. E si è visto che l'avevano mandato fuori. E ho visto tutte la polizia, carabinieri, tutte là a cercare, dopo pompieri. E disse, mia moglie non voleva una casa che andava là. Disse, non andare, non ti mischiare. Ma perché questa gente vuole giustizia? Devo andare io. Vuole giustizia questa gente. Devo andare, io ho visto qualche cosa che non mi piaceva. Io l'ho vista lui là. E ho visto anche quell'altro. Lotto. Non è uno solo. Questo all'otto l'ho visto a fine del mese, dentro una 500 blè, con vestito blè, la camicia bianca. E io ero dentro la macchina, arrivavo con mio nipote là, c'avevo 17 anni. E io, quando ho visto questo qua che si è coperto con il giornale, ho detto, e perché si sta coprendo ora che sono arrivato io? Ora andiamo una cosa per volta, dai, lasciamo stare all'otto e facciamo l'episodio di prima, poi parliamo dell'otto. E mi ho nascosto nel bosco, per vedere di faccia quest'altro. E ho preso gli altri per andare a dove la squadra mi dice. Disse mio nipote, dice, no, che no, sei tu. Senta una cosa, scusi un attimo, signor De Pace, per cercare di capire. Sua figlia, come si chiama? Maria Figlia De Pace. E sua figlia le diceva all'epoca, lei gli aveva raccontato? No, non sapeva niente nessuno. L'ho detto dopo, quando ha cominciato che ho visto faccia, quella, stavolta l'hanno indovinato, è lui, quello che hanno preso. Stavolta l'hanno indovinato, signor Vigna l'ha indovinato stavolta. Quindi sua figlia si chiama De Pace Maria Pier. Sì. E ora abita a Firenze? Eh? Abita a Firenze? Sì, ha venduto là tutto. Che è morto il marito. Questo è il secondo marito che è morto. Ho capito. Senta, questo problema che lei ha avuto ora, che gli ha dato 6 mesi fa, questo problema al volto, è stato improvviso, ha detto lei. È stata l'influenza, ha avuto l'influenza. E un dottore mi passava la vista, subito cortisone. Sei funtura in 3 giorni. Una mattina, una sera, antibiotici in quantità e mi ricoverarono. E poi è stato, di questa malattia si è curato, ha avuto ulteriori... Sto curando ancora. E che tipo di medicine prende? Dopo fumata, ci ho messo anche l'occhio, 6 volte al giorno. Poi ho questo cidotto che lo dovevo mettere, non l'ho messo perché di vedere vedo. Questo c'è rotto, tutte le pomate. Lei ha qualche, scusi signor De Pace, ha qualche per caso certificazione che riguarda che tipo di malattia ha avuto? Malattia non ho avuto nulla, ho avuto no, questo problema... No, sotto l'influenza, non c'è nulla. Hanno fatto tutte le visite, fino ad ora ultimamente mi hanno vissuto dentro e c'è tutto sano dentro, c'è tutto sano. So tutte queste medicine mi hanno date. Ho capito. Presidente, io farei questa proposta alla Corte. Innanzitutto, mi sembra che qualche problema dovuto a questo stato di malattia obiettivamente ci sia. E quindi chiederei innanzitutto di sentire ex 507, la figlia del signor De Pace, su 2 questioni. Primo, no, quello... Non vogliono sapere nulla. Scusi un attimo, signor De Pace. Sia per quanto riguarda questo problema che è successivo. Loro mi hanno detto, mia moglie, mia figlia, di non venire. Sì, ho 3 figlioli, mi hanno detto non ti mettere in mezzo a questo faccenda. Questo l'abbiamo capito. Non ti mettere in mezzo a questo faccenda. E quindi di sentire la figlia e la moglie nel caso, se fosse necessario, e di acquisire la documentazione medica tramite i figli relativi a questo stato
del signor De Pace, tenendo presente che le deposizioni perché che aveva... c'ha tante guai quelle fatte sta sua. Ora vediamo. C'ha due figlioli, uno ho ricoverato. Capito, ora lasci stare, no? Non è una cosa che non riguarda la... Tenendo presente che effettivamente insomma, c'è qualche problema per quello che riguarda lo stato attuale del test e che ci sono due verbali in atti nei quali, fra l'altro, lo stesso signor De Pace fa presente che lo stato di malattia è successivo e sono uno addirittura dell'anno scorso, marzo 96, e uno dell'ottobre 96, nel quale non si dà atto di questa situazione diciamo che lascia qualche problema circa la possibilità di capire oggi in che situazione fisica il test si trovi. Quindi chiedo di sentire la figlia e di acquisire la documentazione medica. All'esito ovviamente o di risentirlo o di utilizzare i verbali in atti. Non ho altre domande, grazie. Parti civili. Difensori imputati. La domanda è Avvocato Pepe. Bene. Avvocato Pepe. Senta, lei si ricorda di essere stato interrogato due volte dalla polizia? Stavano qua, uno stava qua, non ricordo, l'ho visto uno c'era qua. Sì, che cosa? È stato interrogato. Lei è stato interrogato due volte, come volte la polizia? Due volte la polizia? Risponda alle domande, scusi. Sì. E mi ricordo, c'era uno l'ho visto qua. Vabbè, ma non importa averlo visto oggi, risponde se è stato interrogato o no. Sì, mi ricordo. Allora io le ricordo che lei è stato interrogato il 3 di marzo del 96 e successivamente il 3 di ottobre del 96. Ecco, siccome in questi due verbali lei ha dato delle dichiarazioni del tutto opposte, io le chiedo, vorrei sapere esattamente la sua risposta relativamente al giorno in cui lei dice di aver visto Pacciani nel bosco. Il lunedì mattina. Ecco, però, allora io a questo punto le contesto che nell'interrogatorio del 3 marzo 96 lei ebbe testualmente a dire: non sono sicuro se tale incontro avvenne prima o dopo il delitto dei due francesi. No, era sicuro perché... Questo l'ha detto lei, non l'ho detto. Sì, era sicuro perché io a domenica andavo a bruciare l'erba, andavo a tagliare l'erba. Il lunedì mattina che dovevo andare a bruciare l'erba, il lunedì mattina, era là lui, il lunedì mattina, facciamo, vedi, il lunedì. Sì, ecco. Il domenica dopo dell'omicidio, era là io a vedere dove è stato. Ora faccia prima leggere cosa ha detto prima e poi fare la sua presentazione. Lei ha detto testualmente: non sono sicuro se tale incontro avvenne prima o dopo il delitto dei due francesi, ma sono certo che il bosco era ancora intatto, cioè non era ancora interessato, era stato interessato da un incendio che ne bruciò una parte. Poi l'ufficio... Sì, è stato l'incendio. Ecco, questo, ma io le chiedo... L'incendio è stato... Prima hanno tagliato un pezzo di bosco. Sì, lasci fare l'incendio. Faccia finire le domande, per cortesia. Io le chiedo, come mai lei in un momento precedente, cioè nel marzo del 96, dichiara di non ricordarsi di aver visto Pacciani prima o dopo l'omicidio? Sì, domenica andai a San Gasciano. No, mi lascia finire la domanda, se no non si arriva mai alla fine. Io le domando, come mai nel marzo del 96 lei non si ricorda la data di quando avrebbe visto Pacciani, mentre nell'ottobre dà addirittura una giustificazione per dimostrare di aver visto i Pacciani un certo giorno? La domanda che io le faccio è questa: come mai nel marzo non se lo ricorda nell'ottobre? Mi ricordo che lunedì mattina a domenica era San Gasciano a tagliare l'erba non l'ho voluto bruciare, andai a ritornare il lunedì mattina a bruciare l'erba e dite Pacciani in quel bosco là. Ho capito, ma io le sto chiedendo come mai nel marzo lei non si ricorda quando ha visto Pacciani, mentre nell'ottobre, cioè molti mesi dopo,
dichiara la data precisa in cui avrebbe visto Pacciani, dando anche una giustificazione del motivo per cui se lo ricorda. Quindi questo motivo lei se lo doveva ricordare anche nel marzo. Il lunedì. Ho capito. Non mi ricordavo se era martedì o venerdì, ma era il lunedì, ma era da bruciare l'erba. No, lei continua a dire il lunedì, io le sto domandando. Il lunedì viene fuori nel secondo interrogatorio. Io le sto chiedendo come mai molti mesi prima non si ricorda una circostanza e poi viene fuori molti mesi dopo. Ma non mi ricordavo il giorno, ma era il lunedì, come da facciare. Ho capito, ma lei nel marzo ha detto non sono sicuro se tale incontro è avvenuto prima o dopo. Insomma, si parla di un omicidio. Avvocato, la sommersione, ci creda o non ci creda, è così. Allora, altra domanda. Senta, lei oggi ha detto che questa persona e lei avrebbe identificato in Pacciani era vestito di colore Havana. Ecco, allora io le contesto che il 3 di ottobre lei ha detto che questa persona era vestito, indossava un cappellino tipo ciclista di cencio e una giacca di colore grigio verde. Ora il grigio verde non mi sembra che sia la stessa cosa di Havana. No, Havana ha dato quel fochettino di verdolini di scopa. L'Havana non è verde grigio verde, mi scusi, vabbè, ne prendo atto che lei considera la mano un pochettino scura, non è bene. Poi lo vedi in faccia, lo vedi. Senta, stamattina e a un certo momento poi è stato interrotto dal presidente. Lei ha parlato a un certo momento di aver visto non solo Pacciani ma anche Lotti. Come mai finora non aveva parlato di questa cosa? Come mai finora non ne aveva mai parlato? Negli interrogatori non si parla di loro. Non volevo mischiare dentro a questa faccenda. Sì, ho capito. Quando lo vedi che stava qua, che stava dentro, e gli si sempre dice che ce l'hanno loro, ce l'hanno fra le mani. Quando mi l'hanno portato via, che l'hanno assortita, ha detto no. Ho capito. Senta, ma lei, come ripeto, è stata sentita due volte dalla polizia. Come ha parlato in quelle due occasioni di Pacciani? Se avesse visto anche Lotti, non vedo che motivo ci fosse perché Lotti non dicesse anche questo. Alle 10:30 mattina, Lotti, stava pure mio nipote dentro la macchina, arrivai là, che dove andavate quei funghi. E questo qua, come arrivi, c'aveva la macchina sulla destra e messa la macchina sulla sinistra. Arrivo io, si vede il giornale e se lo metto così. E mi ha dato sul sospetto quando si è messo sul giornale così. Te lo voglio vedere, faccio chi è questo qua. Non è scosso nel bosco, ho preso il fucile, me l'ho portato nel bosco. Se l'ho caricato il fucile, ho caricato anche lui. L'ho messo nel bosco e l'ho voluto vedere di faccia. Mi è passato, l'ho visto. Ecco, quello che è la. Ma io le chiedo. Un vestito prestudio, è la macchina 500 prestudio. Ecco, ma in che giorno avrebbe visto Lotti? All'ultima domenica di settembre. All'ultima? Domenica di settembre. Ultima domenica. Sempre di domenica. L'ultima domanda. Lei ha detto che a un certo momento ha sentito il dovere civico di testimoniare soltanto quando era stato assolto Pacciani dopo l'appello. Ora io le chiedo, visto che lei aveva già riconosciuto o dice di aver riconosciuto Pacciani in quell'occasione, come mai non si è presentato a rispondere in primo grado? Non volevo mettere dentro a queste faccende. Ma poi ci si è messo? Poi quando l'avete messo fuori, che l'ho visto che era lì, ho detto no, deve finire sta storia. Ma presentato questa storia, l'ho detta a un prete. L'ho detto a un prete e a un avvocato, mi ho consigliato prima con loro. E poi sono venuto. Sono andato a convenzione da un prete e poi da l'avvocato. E tu vai se sei morto. E sono venuto. Da un avvocato. Bene? Questo è tutto. E la facciamo, ve lo dico, e la facciamo. Ma non vende nulla la tassa. Senta un pochettino. Ma vedi che vuoi dire? Non voglio nulla io, voglio giustizia. Questa gente chiede giustizia. Signor Pace, si giri di qua. Bene. Ecco, lei ha detto che ha visto Pacciani nel bosco, che era lunedì dove che bruciò l'erba, e che la domenica successiva
e la domenica successiva andò a vedere perché c'era stato il carabiniere, c'era stato il delitto. E quello me lo mandava per il lunedì, a domenica dopo andare là. Ho capito, io l'ho riassunto io le sue dichiarazioni. Lei come fa a dire che era il Pacciano? Che l'ho visto di faccia pure. Ma lo conosceva già il Pacciano? Sì, no? Era Pacciano. Ma lo conosceva già? No, non lo conosceva, se lo conosceva veniva sopra. Quando ho cominciato a vedere sul giornale, se nella televisione, l'ho detto, stavolta l'hanno indovinato, è lui. Quando cominciò a vedere sul giornale in televisione? A quell'altro ha detto, ce l'hanno due, se ce l'hanno sotto. Lei di questa cosa che aveva visto il Pacciani nel bosco, eccetera, ne ha parlato con qualcuno? No, e l'ho tenuto chiuso. Chiuso per sé? E quando, pure l'ho visto in televisione, l'ho tenuto sempre chiuso. E quando è che ha parlato con l'avvocato o con quale avvocato ha parlato? L'ho presto. Lo presto? E Frede, che sotto casa. Frede ha detto lo presti, vai, lo presti uomo. Scusi, l'avvocato lo presti uomo o l'avvocato lo presti donna? Uomo. Come si chiama? Lo presto. Come si chiama presto? Silvio. Lo presto. Silvio lo presti. E sta vicino a casa mia. E quando ci parlò con questo avvocato? Vicino a casa mia, quella strada. Sì, ma l'epoca, il periodo. Quando è cominciato tutta la cosa? Quando si è presentata la polizia? Quando mi ha presentato la polizia? Ecco. Si è fatto bene. Senta un po', il Lotti, lei ha parlato che ha visto anche il Lotti. Quando ha visto il Lotti e dove ha visto il Lotti? La domenica mattina, alla catena. C'è la catena, a quel bosco. C'è la catena. A Chiesa Nuova? A macchina là, a 500 Blè. E io mi parcheggiare qua, c'avevo mio nipote dentro, c'avevo 17 anni, mio nipote. E ho visto mio nipote, chiusa la macchina, guarda via questo cosa, come sei arrivato, si è messo sul giornale. Ho detto, ma perché si copre questo? Mio nipote mi ha detto, no, che c'è il mostro, stai zitto. Vabbè. Ho preso, ho fucile e me l'ho portato nel bosco, ma c'è la catena. No, ma là era riserva, non si può portare il fucile. Me l'ho portato dentro la custodia, il fucile. Quando sono entrato dentro il bosco, non sono andato a vedere quei funghi. Mi ho nascosto nel bosco, E chiusa la macchina, è venuto là, ha preso i viottoli e è andato verso sotto dove è stato l'omicidio. Quando è arrivato giù sotto, ho detto andiamo via. Ho detto mio nipote, non c'è mossa, gente, andiamo via. Non mi cade quell'uomo. E anche Lotti ha compreso col giornale, andiamo a vedere qualche motivo c'era. E anche Lotti l'ha riconosciuto in televisione? Sì. Non lo conosceva prima, non l'ho mai parlato visto là di faccia, lo volevo vedere di faccia chi era. C'era capello moro, capello un po' ondolato, bello piazzato era, con vestito in breve, con la camicia chiara. Voglio dire, Lotti non lo conosceva lei prima? Lo conoscevo. Vabbè. Non conoscevo né faccia né l'altro, se lo conoscevo che le faccia subito l'avesse detto. Mi telefonavo e dice sì, è lui. Va bene, ci sono altre domande? Nessuna. Bene, può andare, grazie. Presidente, chiedo scusa se avrei da perfezionare l'istanza che avevo più affatto, cioè quella di sentire la figlia, di acquisire la documentazione medica, perché obiettivamente volevo, così abbiamo la possibilità di valutare l'incidenza di questo stato che presenta il test sulle sue odierne capacità, di sentire inoltre l'avvocato Lopresti, ammesso che sia il Lopresti Silvio, su questa confidenza che avrebbe ricevuto. All'esito di queste eventuali testimonianze, se del caso, sentire anche il nipote. Mi sembra che preliminare sia quello il oggi... Il nipote non ce l'ha detto, si chiama. Chiamiamo un po' un attimo lui, sì. Il test, fatelo venire in aula. Presidente, il mio pensiero era questo, se permette. Preliminare era quella la necessità di accertare l'attuale stato di salute del test per vedere se c'è una possibilità di capire se c'è stato qualche mutamento rispetto al passato e per vedere di capire obiettivamente l'attuale situazione del De Pace. Grazie. Sono De Pace, qui al sedere un attimo.
Io ho visto tante cose. No, aspetta. No, io ho visto tante cose. Ma mettendo in mezzo a queste cose si facciano dei guai. Ho visto tante cose. Vabbè, ormai che c'è, ce lo dica queste cose. Io volevo parlare con lui e con Vigna, non me l'hanno fatto mai parlare. Beh, vabbè, poi vediamo, poi la convochiamo. Tu sì, Già, e si tolga la mano, così sì. Ecco, bene. Visto tante cose, siccome siamo qui per cercare la verità, sarà bene che ce lo dica. È la verità quello che ho detto. Bene. Se non venivo qua. Senta, oh, allora, suo nipote che era con lei quando ha visto il Lotti, come si chiama suo nipote? Ricoverato. Come ricoverato? A Torregale. Io ho domandato come si chiama? Liaci. Come? Liaci Paolo. Ieraci Paolo. Liaci Paolo. Io non lo capisco. Non ragione. Liaci Paolo. Sì. Dove ricoverato a Torregale, sa. Dove risiede? A cosa? A ospedale. Dove risiede? A Casellina. Casellina, via? Via, come si chiama? Numero 2, non mi ricordo, se è un angolino. Casellina, vabbè, lo troveremo. E ora è ricoverato, perché è ricoverato? Sono due figli, tutti e due. Perché è ricoverato? È perché sotto militare l'hanno fatta, sono 10 anni che è così. Ah, è ricoverato? Ricoverato. Disturbo mentale? Sta male acconciato. Fa così, disturbo mentale? Va bene. Sta male acconciato, sta. Senta, e sua figlia dove abita ora? Mia figlia? Maria Pia. Casellina. Sempre a Casellina? Sì. Il numero lo sa, la via lo sa? Numero 2 il numero. Numero 2? Un pezzo di via, non lo so. Non si ricorda la via. Va bene. Va bene. Senta, lei ha detto, lei c'ha tante cose da dire, le dica ora. No, è meglio non farlo. È meglio non farlo. Va bene. È roba grossa. No. Allora va bene, allora. Cosa vediamo è lui là? Io volevo parlare con Vigna prima, non mi hanno fatto mai parlare con Vigna. E parli ora, no, parli ora. No, scusi. No, sì. C'è troppo orecchio. C'è troppo orecchio. A un certo punto ha parlato di cose. Presidente, non ha votato proprio, non vuole insistere, ci insiste lei a parlare. Io insisto. La parola aspetta a voi. Quando vi dica ero facciano, ero facciano, se non venite qua. Lasci fare ora un attimo Bacciani, di cui ha già detto. Lei ha detto testualmente, io ho cose importantissime che ho visto e grossissime. E non mi posso raccontare nulla. E come non le può raccontare? Perché no, perché so io quando le racconto queste cose. Riguardano questi fatti o fatti diversi? No, altri fatti, peggio e sono. E allora in questo processo non interessa. Peggio sono. Bene, Presidente. Può andare, grazie. Insisto nelle richieste. Questo per alla fine si vedrà. Sì, Presidente. Allora, volevo. Io volevo parlare allora. Quando va bene. Comigna, non mi hanno fatto mai conoscere la vita. Gliela faremo. Ora c'è lei. Glielo facciamo conoscere. Va bene. State pace, può andare, grazie. È roba che non si può fare. Abbiamo capito. Bene. Va bene, abbiamo capito. Attenzione a non cadere, mi raccomando.